In questo video si esaminerà la verifica delle aste per una struttura in legno. Si consideri dunque il capannone in oggetto. L'asta selezionata, appartenente alla falda della capriata, viene verificata come elemento indipendente. In realtà, a giudicare dalla divisione di falda, la trave sarebbe un corrente lungo 5 volte tanto. Dunque, nella verifica la instabilità, per tener conto della lunghezza reale, si possono modificare opportunamente i coefficienti di lunghezza libera di inflessione, beta 2 e beta 3. Nel caso specifico, si va ad amplificare di 5 volte il beta 2. Dunque il coefficiente relativo al piano verticale. Beta 3 invece, è relativo al piano orizzontale, ma in tale piano agiscono i ritegni degli arcarecci. Quindi ai fini della verifica SLV, all'instabilità, queste travi vengono considerate correttamente come se fossero intere. Per la verifica e resistenza invece, ogni elemento viene considerato soggetto alle proprie sollecitazioni. Quindi anche in questo caso, verificato in modo corretto. Si consideri adesso la verifica allo stato limite di esercizio. Considerando il capannone nella sua lunghezza, può ritenersi che gli arcarecci si comportino come delle travi continue, i cui appoggi sono individuati dalle capriate, presenti nelle varie campate. Dunque, ogni tratto di arcareccio va considerato separatamente. La numerazione degli elementi, quindi, risulta fondamentale in quanto definisce se un elemento è fine a se stesso o appartiene ad un unico corrente. Dal menu Modifica, eseguiamo il comando Rinumera per pilastrate e travate. Dal layer Informazioni delle opzioni Vista, attiviamo la visualizzazione dell'indice delle travi. Si nota che i correnti di falda della capriata vengono visti come un'unica entità, in quanto i vari tratti riportano lo stesso indice. Quindi una deformazione finalizzata all'intera travata è formalmente corretta. Analogo discorso vale per i correnti degli arcarecci, ma in questo caso i singoli tratti con stesso indice comporterebbero un'errata considerazione ai fini delle verifiche. In questo caso quindi, selezionare tutti gli arcarecci. Dal menu Modifica, eseguire la voce Aste, Rinumera sequenziale. La numerazione progressiva sarà applicata alle sole aste selezionate. In questo modo, gli arcarecci saranno verificati separatamente. Selezionare con una finestra l'intera struttura. Dalla tavolozza analisi, ammesso che sia stato già eseguito il calcolo, cliccare sul tasto verifiche e scegliere la voce esegui. Dal menu a tendina delle verifiche, scegliere la voce elementi in legno SLE. Confermare sulla spunta verde. Si aprirà il documento di verifica. Nelle sezioni iniziali del documento, sono riportate le verifiche delle travi appartenenti alle capriate. Si riconosce il tirante inferiore, di lunghezza 10 metri. Seguono i correnti di falda delle capriate. Più in basso nel documento, si riconoscono gli arcarecci, di lunghezza 3 metri. Ovviamente sono riportati i coefficienti di sicurezza, rispetto allo spostamento verticale. Selezioniamo adesso, una sola capriata ed eseguiamo le stesse verifiche.
Il documento ci presenterà le verifiche di tutte le aste costituenti la capriata, quindi sono riconoscibili quelle relative ai puntoni, ai tiranti, al monaco e ai pilastri. Eseguiamo invece la verifica SLV della stessa capriata. In questo caso, i risultati relativi alla capriata vengono rappresentati elemento per elemento, in base alle proprie lunghezze. Come anticipato in precedenza però, nel caso di verifica la instabilità, sono riconoscibili oltre alle lunghezze reali dei singoli tratti, le lunghezze libere di inflessione ricavate dai coefficienti beta. Nello specifico, ad esempio, la trave con indice 103 riporta una lunghezza reale di 1,10 metri, ma una lunghezza efficace di 4,95, in quanto la lunghezza libera di inflessione L0 vale 5,50, avendo applicato un coefficiente beta 2 pari a 5. Concludendo, ai fini della verifica di instabilità, ogni tratto viene considerato nella interezza del corrente di appartenenza, a patto di condividere con gli altri tratti contigui, medesimo indice.